Benvenuti, solo un minuto per ricordarvi i prossimi appuntamenti qui in libreria, a cominciare da domani alle ore 17. Presentiamo un libro di Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola intitolato 12 dicembre 1969, una data che tutti abbiamo in mente. E sono testimonianze, racconti che riguardano appunto Piazza Fontana. E ci sarà questa presentazione domani alle ore 17 qui in libreria. Mentre poi lunedì prosegue la nostra rassegna dedicata ai classici, ai grandi classici, autori di oggi parlano di classici del passato. Lunedì tocca ad Alessandra Selmi e ci presenterà George Simenon, in particolare La casa dei Krull, ecco, alle 21, per cui vi aspettiamo anche per questo appuntamento. Martedì pomeriggio invece un appuntamento dedicato ai ragazzi delle scuole medie, abbiamo un laboratorio di pittura scenografica, ecco, c'è uno scenografo della Scala che guida questi laboratori per ragazzi, li fa dipingere, li fa divertire, li fa entrare nel mondo del teatro e della scena, e questo laboratorio appunto nel pomeriggio alle ore 17 di martedì. L'ultimo appuntamento a breve termine invece è mercoledì, questa volta alle ore 18, perché ospitiamo Walter Veltroni, che presenta il suo ultimo romanzo giallo. Lui ha iniziato una serie di gialli e questo è l'ultimo appena uscito, nel senso che deve proprio ancora uscire, non ce l'abbiamo ancora qui in libreria, per cui esce proprio in questi giorni ed è un piacere ovviamente averlo per una delle primissime presentazioni. Ecco, siccome è un personaggio naturalmente molto noto, magari per questa presentazione chiediamo la cortesia di una prenotazione, magari giusto per sapere anche e organizzare il tutto per il meglio. Questo accade mercoledì alle ore 18. Veniamo alla presentazione invece di oggi, quindi diamo il benvenuto all'autore che aspettiamo oggi, che è Alberto Schiavone. Ha scritto un libro, vi assicuro, meraviglioso, un libro veramente molto bello, molto intenso, e tra l'altro notizia proprio di questi giorni, è candidato al premio Strega 2023, per cui è davvero un piacere averlo qui. Quindi lascio la parola alla nostra Roberta per la presentazione e naturalmente al nostro ospite. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti, innanzitutto buon pomeriggio. Come diceva Max, questa sera presentiamo il nuovo romanzo di Alberto Schiavone, Non esisto, pubblicato da Clichy per la nuova collana dedicata agli autori italiani, Place d'Italie. Non esisto è il primo romanzo, quindi ad Alberto l'onore e l'onere di aprirla. E Alberto è un fine indagatore delle esistenze umane, lo ha fatto anche nei suoi precedenti romanzi, le abbraccia, le comprende per dare loro dignità. Qui abbiamo Maria, una ragazza, una donna, l'età non è tanto ben definita, che esce dal carcere in un giorno d'estate. Non sappiamo per quale reato Maria è finita in carcere, sappiamo solo che Maria è sola, che nessuno l'aspetta. E come ci spiega Alberto, parlando del suo romanzo, questo non è un romanzo sul carcere, ma un romanzo su quello che rimane del carcere, sulla pelle di chi esce, di chi si ritrova ultimo tra gli ultimi ai margini della società. Inviterei adesso a mandare il nostro contributo visivo. È presto per avere male ai piedi. Cammina. Cammina, Maria. Non c'è la casa. Non c'è niente. La mia vanità ha ormai troppi spifferi e nessuno specchio. Sono sola. Non esisto. Secondo gli astronomi, il Sole vivrà altri 5 miliardi di anni. Siamo destinati a essere parte di qualcosa di più grande.
Forse diventare vecchi significa dare importanza ai segni del destino. Ce li si può inventare, che gliene importa gli dèi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Anche viaggiando alla velocità della luce, per uscire dalla Via Lattea del gruppo locale di galassie, 18, 19, 20, ci vorrebbero diversi milioni di anni, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Per voler scappare da una terraferma, 27, si deve sempre sognare un'altra, 39, 40, 41. Altrimenti è solo abisso e profondità nere e rumore di onde. 54, un secondo è troppo poco per dire ti amo. 57, 58, 59, 60. Mentre giocavo a nascondino mi sono persa. Video assolutamente evocativo, chiedo ad Alberto di ragguagliarci. Non l'ho fatto io, eh. La regia di Marco Pellegrino, che è un regista molto bravo, che peraltro ha lavorato, visto che è l'anniversario, con Lucio Dalla anche, e l'attrice che canta e interpreta la voce di Maria si chiama Maria Lomurno. Avete visto, è sicuramente un romanzo che prende parecchio. Io l'ho definito anche un romanzo doloroso, almeno per come l'ho vissuto io leggendolo, perché ad ogni passo scoprire quello che sarebbe stato il percorso di Maria mi prendeva interiormente tantissimo, e ringrazio Alberto per la sua scrittura. Partirei dalla dedica iniziale. A chi non sa dove andare, spiegaci. Allora, grazie intanto Roberta. Grazie a voi di essere qui per questa sera. Non fate come quelli che dicono ho visto il film, non prendo il libro, se no non vale, non valeva fargli vedere il trailer. Allora, la dedica è una delle cose sicuramente di cui sono più orgoglioso di questo romanzo. L'ho dedicato a chi non sa dove andare. È chiaro che è una frase che si può ben appiccicare a chi non sa dove andare dopo l'esperienza carceraria. Ma in generale, e come già anticipato Roberta, questo non è un romanzo prettamente di carcere, non è un romanzo che parla del dentro, parla soprattutto del dopo, e nel dopo ci siamo anche noi. È quasi più un romanzo che parla del mondo di fuori che del mondo di dentro, e in questo mondo di fuori si può avvertire, tutti quanti, penso, chi più, chi meno, chi in maniera cronica addirittura, abbiano avvertito dello spaesamento, dell'incapacità a sapere appunto dove andare. Con direzioni più o meno teoriche, pensiamo pochi giorni fa c'è stato questo disastro al largo della Calabria, a 100 metri, che fa ancora più ribrezzo. Queste persone non sapevano dove andare in senso pratico. Poi ci sono degli spaesamenti altri, abbiamo vissuto tutti la pandemia, anche nel mondo ricco addirittura, che aveva tutti gli strumenti per poterla eventualmente gestire, invece ci sono stati spaesamenti anche lì, le persone disorientate, le persone in preda ai venti più strani. Quindi in questa dedica si appiccica anche un tentativo di non fare un libro che si incastri solo su un tema, anche se evidentemente l'aspetto del carcere è un prima e dopo essenziale, però è un libro che se vuole avere delle pretese, ha delle pretese esistenzialiste. In questo senso, quel non sapere dove andare possiamo interpretarlo tutti, va un po' in opposto alla frase di Seneca della nave, eccetera eccetera, con diciamo un po' di presunzione io l'ho interpretato in maniera diversa, o mi interessano di più le persone smarrite. E anche, se vuoi, anche gli altri, c'è anche il tema degli altri che... Assolutamente, quando intendo che non è un libro sul carcere, intendo che è un libro sul mondo di fuori. Nel mondo di fuori ci siamo tutti noi.
E addirittura se c'è un sottotesto, faccio prima un sondaggio che faccio di solito alle presentazioni: quanti di voi hanno già letto il libro? Beh, tu non vali, voi non valete, ma ottimo, meglio ancora. Ed è chiaro che il mondo di fuori è quello che aspetta le persone che sono state dentro, e in generale aspetta le persone che non hanno strumenti per stare in questo mondo di fuori. Il mondo di fuori, ricordiamoci, che è quello che noi chiamiamo libero, in cui la libertà, che è una parola che maneggiamo con molta disinvoltura e a volte anche con della noncuranza, sarebbe quella che dovrebbe accogliere appunto chi ne ha bisogno. In realtà, se c'è un indice puntato da parte di questo libro, se c'è un indice puntato, non è tanto sulle mura che imprigionano, quanto sul mondo di fuori, che spesso è ancora più ostico, è un mare in cui si rischia di affogare. Io continuerei leggendovi poche righe iniziali. Guarda in alto, in cielo, è lo stesso cielo delle ore d'aria, ma adesso sembra più grande. Lascerebbe volentieri spazio a una canzone, ai rumori, all'odore mite delle ore di noia nelle giornate che si somigliano. Cammina, Maria. Certo che uscire in piena estate, caldo di inferno, di afa, di insetti, non è l'uscita da ricordare che si vede nei film. Non c'è nessuno ad aspettarla e nessuno che l'aspetta a casa. Non c'è la casa, non c'è niente. Che brutto film. Odio, amo, rido, piango, ma non ricordo più come si fa a vivere. La mia vanità ha ormai troppi spifferi e nessuno specchio. Sono sola, non esisto. Io vorrei partire dalla copertina. A me ha colpito molto il tema di questo cielo, che si riproporrà più volte. Vorrei che tu la spiegassi. Tra l'altro una copertina bellissima, l'editore è stato veramente bravo, molto curata. Lascio ad Alberto spiegare. Grazie. La copertina anche, ovviamente, non è merito mio, e devo anche svelare un retroscena piacevole. È forse la prima copertina per cui non litigo con l'editore. Di solito uno dei primi motivi di screzio tra l'autore e l'editore, a parte il contratto, a parte il titolo, a parte tante l'ufficio stampa, tutte le cose, è la copertina. Quasi sempre l'autore per contratto dice: no, mi fa schifo la prima copertina, così, ma anche se non è vero, per ribadire la propria posizione antipatica. In verità qui ci siamo trovati subito d'accordo. La copertina, intanto, la casa editrice Clichy è una casa editrice piccola ma molto agguerrita, pubblica quasi soltanto libri di importazione francese e nordamericana, e appunto questa è la prima volta che inaugura una collana d'italiana. Voleva comunque distinguersi dal resto della loro produzione, però in qualche modo far riconoscere che era un loro oggetto, anche se lo so che il termine fa ribrezzo, però in effetti è diventato proprio un bell'oggetto da tenere in mano. È molto bella la carta, è molto bello il colore scelto. La copertina che mi hanno fatto vedere per prima era questa, e secondo me molto ben dialogava con questa idea di cielo, appunto, che, come hai ben sottolineato tu, è un tema che ricorre spesso. Il cielo che lei si trova appena esce, si accorge subito che è diverso, anche se ha lo stesso colore del cielo che vedeva nelle ore d'aria, e sarà nel corso del libro un tema ricorrente questo di come guarda il cielo, perché poi si ricorderà i cieli che guardava quando era bimba, quando era ragazza. E, insomma, questa copertina ho detto subito sì, mi piace, anche per una dialettica, se vogliamo, quasi fanciullesca. L'uccellino che esce dalla gabbia, ma è un uccellino, come potete vedere, abbastanza stordito, e questo torna indietro a quello che dicevo prima, che appunto il carcere è un orrore, chiaramente, perché in un mondo ideale non dovrebbe esistere, ma è un orrore che spesso diventa quasi un contenitore che tutela, e l'uccellino quando esce è stordito, e Maria in effetti appena esce si accorge che sarà dura. Torniamo alla nostra Maria. Cosa vuole per sé Maria, per esistere? Allora, Maria è una ragazza che non ha scritto in faccia sin da piccola: io finirò in carcere.
uso un paradigma che uso abbastanza spesso per farmi capire, non è un personaggio di Gomorra, per cui tu dici accidenti, è chiaro che tu farai due rapine, hai il fratello tossico, il padre che fa dentro e fuori dalla galera e lì ci finirai anche tu. No, anzi, Maria, se vogliamo usare un termine ormai vetusto, ha una famiglia piccolo borghese di provincia, con tutti i tremori e anche i grandi difetti di queste famiglie un po' grette, un po' chiuse su loro stesse, però è l'unica famiglia che ha. Ed è infatti quando esce da loro che prova ad andare a cercare il primo abbraccio. Maria però è una ragazza caparbia, è una ragazza che ha studiato intanto, e questo nel libro le verrà rinfacciato, glielo rinfacciavano in galera, perché lei parla bene, perché ha studiato, chiaramente non ha studiato la normale di Pisa, ma semplicemente è ben alfabetizzata. E questa sua capacità di stare nel mondo, ma di volerne scappare, ha sempre questa tendenza all'insofferenza, e la intuiamo anche dai flashback che io inserisco nel libro. È un'insofferenza che lei ha sin da bambina, poi da ragazzina, poi quando addirittura è dentro il carcere, è l'unica delle detenute che non appende nessuna foto, non ha foto da appendere, e questa è anche una sua stranezza. È una ragazza che in maniera banale potremmo definire strana, eppure quando esce capisce che se la sua vita deve essere ricostruita e reinventata, lei deve darsi da fare. E il darsi da fare io l'ho messo tramite uno slogan che sia faccio dire a lei e sia io narratore, la incito, cammina Maria, cammina, non ti fanno male i piedi, ma cammina, vai avanti. Le succedono le cose peggiori durante questo tentativo di evoluzione, di emancipazione, di ricostruzione della propria vita, ma lei va avanti. Passetto, cerca una casa, cerca un lavoro, cerca addirittura di innamorarsi. E questo perché? Perché il mondo di fuori, per chi appunto ha avuto un'esperienza di reclusione o in generale per chi ha avuto un'esperienza di annullamento della propria vita, e può succedere a tutti, questo lo ribadisco, ed è il motivo per cui Maria non è una delinquente comune, quella che potremmo pensare almeno da giovane, e che le istanze essenziali di noi tutti sono certamente bere, mangiare, dormire, quindi messi fuori da quella porta senza strumenti, provate per solo qualche secondo a pensare dove vado a mangiare, dove vado a dormire, cosa faccio, ed è un abisso in cui se anche ci cadete in pochi secondi vedrete quanto è terribile. Ma lei ci aggiunge, fa un passo in avanti, cerca addirittura anche la consolazione dell'amore, cerca la vicinanza delle persone, e questo è chiaramente un abbandono e un tentativo di spinta in avanti struggente, soprattutto in una ragazza come lei che finisce a dormire in una scuola abbandonata, il primo lavoro che trova è quello di spazzina, però sì, ha una sua caparbietà. Mentre in romanzi precedenti avevo delle protagoniste che tenevano molto bene la scena da sole, anche con una certa baldanza, Maria con questo movimento cerca il mondo, lascia indietro terra bruciata, ma va in avanti. Che lei ha voglia di normalità? Sì. Cioè, di cui passa, di quella vita che hanno tutti, quindi si adatta... E comunque procede, poi al di là di quello che sarà... Sì, ha voglia di una normalità che... Ma quella normalità sana, che probabilmente lei non ha mai... Sì, sì, assolutamente. Infatti a un certo punto si fa sfuggire mentre osserva due apparentemente innamorati e impreca e dice innamorati di merda. Perché chiaramente è invidiosa, tende a quello e ha voglia di quello, va a mangiare la pizza da sola,
dando dei soldi che non si potrebbe permettere, ma per stare tranquilla, si compiace degli ammiccamenti del cameriere, ha dei comportamenti che chiaramente dimostrano un'attrazione verso una vita normale che lei chiaramente non può più permettersi, anche se in qualche modo la cerca. Dopodiché da una vita cosiddetta normale lei ne intuisce subito le crepe. Ma questo poi spoilererei a chi vuole eventualmente leggere il libro. E quindi da qui potremmo ricollegare il carcere come luogo di esistenza, nel senso che cerca la normalità fuori, ma poi il ritorno, il ricordo è verso quel luogo che forse è un nido sicuro, lì cioè abbiamo l'immagine, ok, ma puoi spiegarcelo? Sì, nel romanzo faccio dire una cosa a Maria che apparentemente è incomprensibile. Lei dice a un certo punto mi manca il carcere, è una frase di cui non ho la paternità totale, anche se poi vi racconto anche un po' di altre cose che possono interessare. È una frase che mi disse più di 20 anni fa. Io sono stato molto amico con una persona che di anni in carcere se ne è fatti 26, di cui 12 di carcere duro. 26 anni di carcere sono veramente una vita. Lui è entrato bambino e ne è uscito uomo, è un'enormità a pensarci. Eppure una notte disse a me, eravamo io e un altro ragazzo ad ascoltarli, e disse questa frase: mi manca il carcere. Io nel frattempo ho fatto altre cose, ho scritto altri libri, ho visto altre situazioni, ma quella frase è sempre rimasta a lavorare dentro di me e l'ho messa poi di fianco a un'altra frase che ho ascoltato da un'altra donna che ho conosciuto in maniera meno intima, meno amichevole, ma che mi aveva raccontato che lei aveva fatto di carcere tutto sommato poco, anche se poco di carcere è sempre tantissimo, un anno. E uscita però si era trovata appunto lo zero assoluto, figlio e marito l'avevano di fatto diseredata ed è cancellata dalla loro esistenza. Queste storie hanno lavorato in parallelo nell'idea che poi è arrivata dopo tanti anni di raccontare questo tipo di storia, perché appunto mi interessava il dopo. Il mi manca il carcere, che ripeto, a chi non ha frequentazioni con quella struttura sembra veramente un'assurdità, una bestemmia, lo sto riscoprendo e ritoccando con mano in questi mesi. Io anche con altri romanzi sono stato spesso in carcere a parlare, a fare laboratori, a raccontare, più che altro ad ascoltare, perché la prima cosa che vogliono fare quelli che sono dentro è raccontarti la loro storia. Sono stato recentemente anche con questo libro, di cui avevo un grande timore di portarlo dentro il carcere, perché è un libro, ve lo anticipo, molto duro. Non è un libro consolatorio. Doloroso, non doloroso. Duro, ci sta tutto, veramente. È un libro che ti entra dentro, è un libro importante, è uno di quelli che... È una di quelle letture che ti arricchiscono, per cui... Grazie. No, figurati. No, era solo per dirvi che i reclusi, soprattutto ragazzi in generale, invece hanno accolto, e soprattutto quando si è arrivato a parlare di questa frase «mi manca il carcere», dove io mi aspettavo... insomma un silenzio, addirittura una pernacchia, e invece lì si è aperto davvero il grande dibattito, perché la gran parte di loro ha ammesso che in certe circostanze il carcere gli mancava. Alcuni dicevano: non vedevo l'ora che mi prendessero, ho fatto di tutto per farmi prendere, per farmi riportare dentro, perché dentro tutto sommato ero tutelato, il mondo di fuori a un certo punto capivo che era peggio. Sia perché la loro struttura sociale e familiare era disastrosa, ma sia perché si accorgevano che quando tornavano fuori e quando verosimilmente rifacevano le stesse cose che facevano quando prima di essere finiti dentro, danneggiava quelle poche persone a cui tenevano. E questo era chiaramente il disastro maggiore. Era una forma di tutela per loro, ma anche per... Non perché subivano lo stigma del carcere?
Scusa? Non perché subivano sigla del carcere, al di là del dolore che potevano provocare le persone vicine. È chiaro che quella perché roba. Maria viene allontanata immediatamente. Maria probabilmente ne ha combinate talmente tante che a un certo punto la famiglia, però sappiamo che nessuno arriva ad un certo punto così per così. Beh, quella roba lì ti segna anche da un punto di vista burocratico, se vogliamo metterlo, soprattutto in una piccola comunità, tutti sanno chi è stato dentro. E salvo rare eccezioni, non viene visto proprio con un grande, ho ricordato con un grande affetto, ho visto con grande piacere. Amo la difficoltà del reinserimento, la difficoltà di, anche perché se è stato dentro, spesso e volentieri vuol dire che in quella comunità, come dire, o aveva creato dei danni o comunque aveva danneggiato anche solo il buon nome della comunità. No, pensavo a Maria, che non, a Maria non capita l'incontro che ti cambia la vita da un certo punto di vista. Maria incontra tutta una serie di personaggi, prima la famiglia, poi il passato di Maria che ritorna, però non arriva quel personaggio che la riporta, tra virgolette, sulla strada felice. Maria cercherà la libertà attraverso un'altra strada. Sì, il suo passato torna, perché chi è stato dentro, una delle prime grandi verità che ti porta addosso è che il passato non ti molla mai, torna sempre indietro in qualche modo, sotto forma di amici che chiedono qualcosa, sotto forma di fantasmi, sotto forma di sensi di colpa, eccetera eccetera. Sono stato 3 giorni fa a San Vittore in un reparto peraltro molto faticoso, che è quello delle dipendenze, quindi ancora insomma con ulteriori strati di sofferenza e di dolore, e c'era questo ragazzo peraltro grande lettore, molto colto, molto delicato, che mi diceva che la sua esistenza là dentro è ancora peggiorata, perché credo 2 anni fa si era impiccato un ragazzo mentre stavano guardando un film tutti quanti in una stessa sala. Questo ragazzo ha detto: scusate, esco un attimo, ha girato, è andato nella cella e si è impiccato. E questo ragazzo, a questo ragazzo che mi ha parlato, la sera prima aveva detto: io non ce la faccio più. E lì sono subentrate la necessità da parte sua di non restituire agli altri una debolezza, quindi una specie di legge malata, di omertà quasi macia, che in questo caso è stato fallimentare. Quindi per questo, per spiegare chiaramente che ci sono poi delle dinamiche veramente assurde. Io in un altro, altri anni fa, avevo sempre in un carcere incontrato un ragazzo di una profondità di lettura, di una delicatezza anche fisica proprio, non avresti mai detto che fosse un galeotto. E poi avevo rotto il patto che si fa di non chiedere mai a una persona perché sei dentro con l'operatore che mi aveva portato, però avevo chiesto perché era stato dentro. Questo ragazzo aveva sgozzato a sangue freddo una persona durante una rapina, e lì insomma, come ci ha raccontato Dostoevskij, l'abisso coincide spesso con la nostra bellezza. Parliamo anche della scelta della scrittura, in prima, in terza persona, poi allora, molto asciutta, molto ben finita. È uno dei motivi per cui i miei editori mi odiano spesso. Presento il primo manoscritto che è così e poi arrivo così, perché mi piace moltissimo limare, togliere, butto via tantissimo. Sono molto di più le pagine che ho buttato nella mia vita di quelle che sono state pubblicate. In questo libro in particolare ho accelerato i ritmi del motore rispetto anche banalmente agli ultimi 2, in cui c'erano degli indizi di quello che sarebbe poi diventato quello che così in maniera presuntuosa posso chiamare il mio stile. Però avevo bisogno che questa storia fosse veramente asciugata e densa, perché sincopata. Ci sono anche, esatto, dei brevi periodi, passa dalla prima alla terza persona, ci sono degli inserti storici che apparentemente possono disorientare, perché apparentemente non c'entrano niente, ma invece c'entrano, perché la storia di Maria è grossa come un'unghia all'interno dell'universo.
ma credo che meriti la stessa dignità della storia di, per esempio, che cito lì, di Marco Polo, dell'Isola di Pasqua o appunto delle stelle, anche perché tutti noi abbiamo un segmento di vita ridicolo in cui attraversiamo il mondo, e però questo segmento deve per forza di cose possedere una dignità pari a quello degli altri segmenti o di chissà che altre galassie, eccetera eccetera. Non voglio entrare, esatto, non sono stato rapito dagli alieni, non vi preoccupate. E basta, no, era questa. Sì, assolutamente. No, vi chiedo se avete delle domande da porre ad Alberto, curiosità particolari rispetto. Maria di cui si parla è una Maria che parla di se stessa, però la domanda che ti rivolgo è qual è stato il tuo animo mentre raccontavi i pensieri di una donna, perché in quel momento lo scrittore uomo si fa donna raccontandosi, quindi qual è stato il tuo sentire nel momento in cui diventavi Maria? È chiaramente materia per la mia analista questo, ma sono tre romanzi soprattutto, ma anche lì c'erano indizi precedenti, in cui mi trovo molto meglio a usare come protagonista del romanzo una donna. Addirittura quello precedente raccontava la storia, ispirata a una storia vera in quel caso, di una prostituta che per 50 anni aveva fatto il mestiere a Torino, che io ho conosciuto e che mi ha raccontato alcune cose. E lì, per esempio, il miglior complimento me lo fece l'editor di Guanda, che era la casa editrice mia precedente, che era Laura Bosio, che mi disse: non sembra scritto da una donna, da un uomo. E quello lo presi come il primo complimento, come testimonianza che ero riuscito a non inciampare. Perché è chiaro che un uomo che parla di una donna, e soprattutto che parla di una donna con tanta intimità, perché poi sono spesso dei pensieri suoi oltre che delle azioni, rischia di inciampare, scivolare, cadere in dei crepacci oppure banalmente farsi ridere dietro. Non lo so, non ho una risposta intelligente sul perché lo faccio e sul come lo faccio. Devo iniziare a pensarci a una risposta intelligente o da scrittore importante, ma non mi viene, se non, cioè potrei dire la banalità della alta sensibilità, ma susciterebbe più risate che altro. Non lo so, mi viene facile, forse ascolto o guardo più le donne e quindi in questo senso mi ispirano a inventare mondi più loro che altre persone. Oppure, come l'altro giorno in carcere mi ha detto un ragazzo molto scaltro, mi ha detto: io sono convinto che tu scrivi di donne per nasconderti, per non far capire che la protagonista poi sei tu. Forse perché le donne magari spesso sono sul precipizio, non lo so, e forse questo ti affascina. Questo senz'altro, poi magari un altro. E a volte magari si trovano ad affrontare situazioni al limite, molto più. Certo. Maria esiste, è un personaggio? No, non, Maria in questo caso non è un personaggio reale. È un mix di persone che ho incontrato, anche non per forza carcerate, anzi soprattutto di non persone carcerate, e l'ho appiccicata dentro una persona che avesse avuto un prima e un dopo così significativo. Però no, in questo caso non è una figura vera. Io ce l'avevo in mente la mia Maria, anche fisicamente, poi io nella preparazione dei miei libri io faccio questa cosa ridicola che butto, disegno, io sono scarsissimo a disegnare, però disegno i miei personaggi, faccio degli schemi temporali, tutte cose che poi prendo e butto nella carta, e quindi per fortuna non ce ne traccia. Però Maria io ce l'ho sempre avuta ben presente, chi era, l'età che aveva, eccetera. Posso farne un'altra io? A proposito del carcere, no? Perché per la nostra legge basta leggere il codice penale
il ruolo del carcere ha una doppia funzione, no? Quella di censurare una colpa, un reato, ma nello stesso tempo di riabilitare la persona. Ecco, ci sono stati e ci saranno infiniti dibattiti su quanto il secondo ruolo invece sia assolutamente finto e quanto non riesca in questa operazione. Tutti quelli, non ho l'esperienza che tu, conosco qualche persona, sono stato in carcere un paio di volte per questioni di volontariato e parlando con alcune persone la sensazione è sempre questa, cioè di comunque un posto che non ha minimamente la funzione rieducativa, diciamo così. Tuttavia in Maria, e qui è la domanda che ti faccio, io vedo una persona estremamente aperta, nel senso che quando incontra, e nel libro accade, anche personaggi al limite, personaggi abbandonati, diseredati, lei si pone nei confronti di questa persona senza giudizio, con una grande apertura, cioè è come se fosse molto maturata da questa esperienza. È corretta questa visione? Totalmente. Lei stessa dice che nel carcere ha imparato a capire che ci sono livelli diversi di sofferenza e livelli diversi di carità umana, e soprattutto ha imparato che una persona non si deve mai definire una poveretta, un poveraccio, ma bisogna cercare di centrare il suo baricentro emotivo per capire veramente in quel momento cosa sta succedendo. Quando Roberta dice un libro doloroso, anche in questo è un libro in cui sicuramente è convogliato tanto dolore, anche personale mio, di un paio d'anni non proprio sereni, mettiamola così, ma perché mi sono accorto, ho preso coscienza, è una banalità del diventare vecchi questo, del diventare adulti, che ci sono proprio livelli diversi di dolore, livelli diversi di sofferenza, e non tutte le persone gestiscono la stessa maniera il dolore, la sofferenza e quello che accade nel mondo. Ci sono banalmente delle persone che hanno meno capacità di incassare e persone invece che no, e questo lo vedi anche nel carcere. Nel carcere ci sono persone che hanno delle crescite anche individuali, che però poi li portano quando escono fuori a essere per assurdo più spaventate, e ci sono delle persone che soccombono in ambedue i casi, dentro, fuori. Però certamente quello che chiedevi tu della forma, il carcere è in questo momento soprattutto è veramente in una situazione disastrosa, non quasi nessuno esce meglio di quello che è entrato. E guarda, dovevo fare un incontro al Beccaria, quel carcere minorile, e già mesi fa il direttore mi disse: non riesco a fare niente che non sia contenimento, proprio non c'è altro, non riesco a fare altro. Facendo una battuta orribile, non sono riusciti a fare neanche quello, perché poi i ragazzi sono scappati, alcuni, poi anche lì questi delinquenti scafati, la prima cosa che hanno fatto è stata tornare dalla mamma o da una mamma improvvisata, dalla madre della fidanzata, anche questa tragedia nella tragedia. Però andrò al Ferrante a Porti a Torino, al minorile, dove anche lì c'è una popolazione che non parla praticamente, il 90% non parla italiano, e sarà intenso anche lì far raccontare, per poi ripeto la cosa, il vero incontro in quel caso è far parlare loro, e hanno delle cose incredibili da dire. Cioè il mondo di fuori, glielo dico sempre a loro quando vado, il mondo di fuori dovrebbe stare una volta l'anno come esperienza qui a ascoltare le vostre storie. Secondo me saremmo tutti un po' meno stronzi, scusate il termine. Se mi permettete, a chiusura dell'incontro vi leggerei questa breve frase che si lega bene con quello che ha appena detto Alberto, che è il pensiero di Maria alla fine del libro. Tutti dovrebbero imparare a fare qualcosa per gli altri, individualmente. Un comandamento che ci si deve scrivere nella testa sbagliata e tortuosa che abbiamo. Fai quello che vuoi, ma cedi una parte di te a chi ti sta di fianco, anche se puzza. Mi sembrava bello chiudere in questo modo, perché comunque Maria ha un pensiero di misericordia nei confronti di tutti, nei confronti di se stessa, nei confronti degli altri.
E penso a questo incontrando quella signora anziana che le concede un momento di gentilezza, una gentilezza che nella sua vita probabilmente non ha avuto. È un personaggio che veramente ti entra nel cuore e ti apre, a mio avviso. Per cui vi invito veramente ad avvicinarvi a questo libro e a farlo vostro. Grazie. Grazie a te, grazie a voi tutti.